Naturalmente parlando questa settimana vogliamo dedicarla eh, come puntata a Luigi Lilio, parliamo del dominio del tempo e parliamo eh, di questa storia raccontata attraverso un fumetto con dei testi che sono stati scritti dal dottor Francesco Vizza, eh, direttore di un istituto che rientra nel CNR di Firenze. Allora, eh, dottore Vizza, come nasce questo? Libro e come nascono questi fumetti? Eh, sì, questo, eh, questo fumetto, questo fumetto d'autore, questo graphic novel, nasce dopo la pubblicazione di un, di un libro, di un, di un volume, di un trattato scientifico sulla vita e opera di eh, Luigi Lilio, questo astronomo e matematico eh, del XVI secolo. L'idea di, ehm, di pubblicare un, un fumetto... Eh, quindi è venuta dopo la pubblicazione del trattato eh, scientifico. Quindi eh, è seguita una prima fase che eh, è servita per accreditare eh, Luigi Lilio nella storia della scienza. Questa seconda fase, tramite un fumetto, vuole essere un momento di divulgazione con un linguaggio eh, comunicativo, ma eh, rimanendo sempre eh, nel, nello specifico eh, dell'importanza. Della riforma del tempo, della riforma del calendario gregoriano. Una domanda che le faccio, leggendo un po' su questo libro alcune notizie, c'è scritto un racconto per scoprire perché sono stati cancellati dieci giorni dalla storia dell'umanità. Che cosa significa? E significa che con la riforma del calendario, con la riforma gregoriana, universalmente nota come riforma gregoriana, in realtà l'ideatore della riforma è Luigi Lilio, eh, eh, che, eh, non, eh, che ha lasciato solo qualche, eh, come dire, qualche debole traccia della sua vita pubblica e privata, e, e quindi ora eh, non lo conosce, è sconosciuta ai più. Quello che stiamo cercando di fare è di appunto, accreditare questa figura nella storia della scienza. Ma vengo alla sua domanda. Eh, cosa significa dieci giorni levati dalla storia dell'umanità? Ecco, con la riforma di Luigi Lilio per sincronizzare il calendario astronomico, il calendario vero, il calendario dovuto ai, ai movimenti della Terra o se vogliamo. In un'ottica pre-Copernicana il movimento del Sole intorno alla Terra, bisognava eliminare dieci giorni. Cosa era successo? Che eh, il vecchio calendario, il calendario di Giulio Cesare, che era stato promulgato nel 46 a.C., rispetto al calendario astronomico, quello vero, era scivolato in avanti di dieci giorni. In parole semplici, il calendario di Giulio Cesare era troppo lungo, quindi bisognava accorciarlo. Di quanto? Di dieci giorni. Sono i dieci giorni mai vissuti dall'umanità, i dieci giorni per sempre perduti. Allora, dobbiamo dire quindi che qui c'è tutta la genialità di Lilio. C'è tutta la genialità di Lilio, eh, perché eh, se noi caliamo il personaggio nel contesto eh, scientifico del 1500 ci rendiamo conto che i mezzi che aveva a disposizione Lilio erano limitati. Ancora eh, non, non era nato Galileo Galilei, quindi il metodo sperimentale non era ancora acclarato, mancavano i modelli eh, planetari di Keplero, mancavano gli strumenti della, della matematica, mancava il calcolo infinitesimale di Newton, Leibniz, mancava addirittura la virgola. Quindi riuscire in questa opera straordinaria, dove altri come Copernico, Paolo di Middelburg si erano fermati, Copernico. A un certo punto è stato chiamato in causa da Leone X eh, per risolvere, prima di Lilio ovviamente, una cinquantina di anni prima, la riforma del calendario, lui disse guardate questa cosa non si può fare, non si può fare perché noi non conosciamo ancora l'esatta durata dell'anno. Quindi eh, Lilio con un metodo che eh, è geniale riesce a sincronizzare il calendario civile con il calendario degli astri, con il calendario vero, ma nello stesso eh, momento riesce a risolvere un problema che, eri, che era di fondamentale importanza per la Chiesa cattolica, che è quella dell'esatta determinazione della Pasqua. Quindi, comunque il rapporto con la Chiesa e il calendario di Lilio ci deve essere per forza? Il rapporto, cioè il rapporto con cioè la Chiesa è stato fondamentale perché fu la Chiesa a promuovere la riforma del calendario. Ma non perché la Chiesa fosse interessata a un problema di ordine astronomico, matematico e per il calendario civile, la Chiesa era interessata a trovare un'esatta determinazione della data della Pasqua, perché in quel eh, particolare periodo, un periodo difficile per la Chiesa, si era già consumata la riforma. Eh, protestante di Lutero, ancora prima la Riforma Valdese. E, eh, la Pasqua veniva festeggiata in giorni diversi dalla Chiesa d'Occidente rispetto alla Chiesa d'Oriente. Quindi la Chiesa, in assenza di una soluzione comune, vedeva il pericolo di un'ulteriore frattura, di un'ulteriore spaccatura all'interno della Chiesa. Ecco perché eh, istituisce una commissione che aveva il preciso compito di trovare una soluzione al calendario, quindi correggere il calendario, il calendario civile e dalla correzione del calendario civile proseguire poi per determinare con esattezza la data della Pasqua. Questo significa che tra l'altro dobbiamo dirlo, Lilio non aveva a disposizione conoscenze scientifiche, no? ha dovuto lavorare lui. E per questo io dicevo prima la genialità. Lui non aveva a disposizione quello che magari poi lui ha lasciato agli altri. Esatto, lui riesce eh, con, un, con un metodo, diciamo, un metodo che in termini moderni possiamo definire di tipo parametrico. Lui osserva eh, cosa avviene in cielo, lo traduce in termini matematici e sulla base di questa elaborazione, di questo algoritmo complicatissimo che è il ciclo delle patte, riesce a risolvere il problema del calendario. Considerate che con la riforma di Luigi Lilio, l'equinozio di primavera e la data della Pasqua saranno sincronizzati finché esisterà il mondo, finché esisterà il sistema solare. Questo complicatissimo ciclo, che è il ciclo delle Epatte, riesce a risolvere il problema della Chiesa, che è quella della determinazione della Pasqua, ma riesce a risolvere il problema del nostro tempo, del tempo civile. Tempo civile, ecco, è anche questo fatto di dire il dominio del tempo, che cosa significa? Il dominio del tempo, perché il tempo, se noi ci riflettiamo, è un'entità... Eh, apparentemente astratta. Eh, cos'è il tempo? Diceva Sant'Agostino: se nessuno me lo chiede lo so, se provo a spiegarlo a qualcuno non lo so più. Quindi... Cos'è il tempo? Ce lo spiega lei? Il tempo, io non sono in grado di spiegare cos'è cos il tempo, perché secoli purtroppo di filosofia e di scienza non sono ancora riusciti a darne una definizione chiara e condivisa. Eh, il tempo c'è un tempo biologico, c'è un tempo fisico, un tempo, eh, il tempo come entità eh, eh, è qualcosa che eh, in un certo senso sfugge al nostro eh, razzocinio, ma misurare il tempo era un'impresa altrettanto complicata. Ecco eh, perché è fondamentale, è stata fondamentale l'opera di, eh, di Luigi Lilio, cioè riuscire a eh, ingabbiare il tempo per secoli sfuggente ad astronomi e matematici, e eh, eh, quindi è stato ingabbiato in queste regole che eh, noi conosciamo come calendario gregoriano, quindi con l'anno bisestile, con l'assetto degli anni bisestili, eh, è il tempo che gestisce la nostra vita, la vita, la vita di tutti. All'inizio non era stata accettata perché, giustamente, come diceva lei, la Chiesa impone, no? impone il dominio del, eh, del tempo. Però dobbiamo considerare che eh, doveva basarsi la riforma di Lucilio su un preciso assunto matematico-astronomico. Ecco perché eh, è importante la figura di questo personaggio e noi pensiamo che sia fondamentale affinché rimanga nella storia della scienza. Una domanda, ma nella vita, nella quotidianità, chi era Luigi Lilio? Ecco, questa è un'altra bella domanda, perché Luigi Lilio ha lasciato solo qualche debole traccia della sua vita pubblica e privata. Persino la sua riforma, la riforma del calendario, è incerta nei particolari, perché il manoscritto, che conteneva i suoi calcoli, non è mai stato stampato e pensate che è andato disperso. Quello che rimane eh, è solo un compendium che non è stato scritto da Lilio, ma è stato scritto dal, dalla commissione che poi ha deciso di portare avanti, di adottare la riforma di, eh, di Lilio, quindi un, un compendium di 10 pagine. Lilio nasce a Ciro, come vuole la tradizione, nel 1510 non esiste un certificato, un documento che lo attesti con esattezza, ma ehm, secondo ehm, diciamo, la tradizione è nato nel 1510, quindi eh, a Cirò eh, acquisisce i primi rudimenti di eh, grammatica, era detto così, e poi grazie ad una lettera perché sono veramente pochi documenti che ci permettono di ricostruire la vita di Lilio, questi momenti che poi sono contenuti in questo fumetto eh, d'autore. Quindi Lilio nasce a Ciro, si forma a Ciro e dopo lo troviamo a Napoli. A Napoli eh, lui studia eh, medicina e questo può sembrare un po' strano, no? un medico che poi è un astronomo, un matematico, questo non deve stupire perché la medicina... Veniva affrontata con la considerazione che gli astri avessero un'influenza notevole sul nostro organismo, sul nostro corpo. Quindi, pensate che Niccolò Copernico era un medico, si guadagnava da vivere anche facendo. Eh, facendo oroscopi. Tutti gran... Galileo Galilei aveva una formazione da medico, poi non ha continuato, ma anche lui faceva oroscopi per la famiglia dei medici. Quindi non deve stupire il fatto che un medico diventi poi un grande matematico ed astronomo. Ecco, Volevo chiedere quanto siamo legati noi come uomini eh, al cielo, quindi lo siamo attraverso l'astronomia la, e questo collegamento che ci permette, lei faceva riferimento all'oroscopo, faceva riferimento agli studi, insomma, quindi comunque noi facciamo parte dell'universo, siamo collegati all'universo? Sì, comunque noi facciamo, eh, facciamo parte dell'universo, però dobbiamo distinguere eh, che nel 1500 c'era... Una scienza di serie A che era l'astrologia, può sembrare paradossale, e una scienza di serie B che era l'astronomia. Quindi l'astronomia era considerata vile meccanica, vile matematica, invece l'astrologia si riempiva di contenuti, di contenuti filosofici. Ma Lilio riesce in qualche modo a superare il concetto di un, di un universo cristallizzato in, in, in strutture metafisiche. Lui si limita all'essenziale, lui considera i movimenti eh, della Terra, i tre principali movimenti della Terra e, in base a questo, riesce a formare il suo calendario. In poche parole, possiamo dire che il calendario di Luigi Lilio è in accordo con eh, l'inclinazione esatta dell'asse terrestre. Ecco, cioè L'asse terrestre ha un'inclinazione che varia e quindi il nostro eh, calendario è sincronizzato. Eh, con i tre principali movimenti della Terra, che sono il movimento intorno a se stesso, quindi che eh, determina il giorno, il movimento della Terra intorno al Sole, o ripeto, in un'ottica pre-copernicana, il movimento apparente del Sole intorno alla Terra, che dura circa un anno, ed il, il movimento, il terzo movimento della, della Terra rispetto ad un punto ideale della sfera celeste che dura circa 26.000 anni. Quindi Lilio con i suoi calcoli riesce a coniugare i tre principali movimenti della Terra e questo non aveva a che fare con l'astrologia ma aveva a che fare con l'astronomia e con la matematica. Oggi in tutto quello che è stato lo studio di Lilio ha portato alla nostra società ad avere una consapevolezza maggiore eh, di quella che è la terra e soprattutto di quello che è il calendario del nostro tempo o in realtà abbiamo anche noi del terzo millennio una conoscenza superficiale di tutto questo? Diciamo che eh, in generale la storia della scienza no, sta prendendo piede ora e quindi è una disciplina che... Eh, può arricchire la nostra coscienza civica anche quindi di, di eh, cittadini. Eh, se consideriamo che nel, nel 1500 ancora non era ben chiara, non era ben netta la separazione tra tra medicina, tra astrologia, matematica, addirittura, addirittura l'alchimia, eh, ci rendiamo conto che tutti questi elementi, apparentemente elementi che possono sembrare eh, appartenenti ad un mondo che sembra superato, invece fanno parte della nostra conoscenza, della nostra acquisizione di, di, di dati eh, che potevano non avere un valore negli anni precedenti, ma che fanno parte comunque di un, di un processo dell'evoluzione dell della conoscenza dell'uomo. Quindi quando diciamo che il nostro territorio è stato la culla della cultura, diciamo bene, dovremmo essere orgogliosi di queste figure che hanno rappresentato la crescita scientifica, storica, culturale di un territorio che oggi è totalmente abbandonato. Sì, e noi dobbiamo eh, riappropriarci della nostra cultura e raccontare la nostra eh, identità identità culturale. Eh, molte, molti, molti personaggi hanno dato oh, lustro alla, ehm, alla storia della scienza. Eh. Parli siamo qui a Crotone, quindi parliamo ovviamente di Pitagora, parliamo dei grandi, dei grandi eh, magno greci. Ma se eh, consideriamo che eh, l'evoluzione si, si è mantenuta nel corso dei secoli, fino al Cinquecento e anche dopo, lo dobbiamo anche alla nostra voglia di conoscenza, cioè noi non, non ci fermiamo, eh, siamo come dire. Eh, Curiosi. Quindi eh, in qualche modo raccontare di questi personaggi significa raccontare la nostra memoria culturale e identificarci in, queste, in questa anima culturale che eh, è quella della, della, Calabria, eh, come dire, della Calabria sana, ma eh, che è importante, è importante affinché eh, ci sia... Un'ulteriore crescita, un ulteriore sviluppo anche in termini culturali. Cominciamo dal passato per riappropriarci del futuro, che il futuro è il nostro. E questo libro, così fatto con il, i fumetti, è un libro destinato, immagino, ai giovani, ai ragazzi, per far scoprire l'identità, per far apprezzare quello che è il nostro territorio, per invitarli ad essere cittadini consapevoli? Sì, sicuramente sì. Diciamo che il eh, fumetto non deve essere considerato come un, un mezzo povero di divulgazione. Il, eh, il Graph novel, quindi che racconta la storia della scienza, eh, se eh, fatto, condotto con un metodo eh, scientifico, riesce a far passare dei concetti che altri sistemi comunicativi non possono fare. Cioè, ormai accertato che... Eh, il lato artistico, l'immaginazione, i disegni in un certo senso abbassano nel lettore i livelli di complessità, per cui un lettore è più propenso ad acquisire, e quindi a capire, ad essere stimolato, a capire concetti anche di una certa complessità più importante. Quindi il fumetto che unisce quindi una parte Artistica legato ad un testo, dei concetti anche eh, di matematica, eh, può essere un mezzo molto potente di divulgazione. Pensiamo per esempio che addirittura il CNR, alla quale appartengo, ha una linea editoriale che si chiama Comics and eh, Science, che eh, coniuga il fumetto eh, per raccontare la matematica, la chimica. L'Agenzia Spaziale Italiana eh, pubblica fumetti, fumetti di una certa complessità, quindi eh, questo nuovo mezzo di comunicazione può essere utile per raccontare appunto, la storia della scienza e nello specifico il nostro fumetto che è stato eh, scritto nei testi da me, ma i fumetti sono stati elaborati dall'architetto eh, Capoano. Possono quindi essere utili per conoscere questo personaggio e per conoscere questa parte, diciamo, questo aspetto di storia della scienza che era, poco, che era poco conosciuto. Quindi un approccio immediato potremmo dire per far sì che cresca anche la curiosità. Un approccio sì, indubbiamente sì. Quindi ehm, quando. Ehm, quando si legge un fumetto, un fumetto illustrato come in questo caso, la nostra mente deve coniugare un'immagine con, un, con un contenuto. Ecco, questo connubio può essere molto importante affinché sia di facile presa poi per l'acquisizione. Il 21 di marzo noi dobbiamo ricordare tutti per forza eh, Lilio perché in ogni caso appartiene a questa, a questa nostra storia ma appartiene a quella dell'umanità. Sì, indubbiamente perché poi è proprio il 21, il 21 marzo, perché eh, il 21 marzo è l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera è quel particolare giorno dell'anno in cui le ore di luce e di buio sono esattamente uguali. Ecco, sulla, sulla base dell'equinozio di primavera viene calcolata la Pasqua, perché secondo eh, i padri di Nicea, quindi nel 300 eh, d.C. ovviamente, decisero che la Pasqua di risurrezione doveva essere celebrata la domenica successiva, l'equinozio di primavera. Quindi la data della Pasqua è legata... All'equinozia di primavera ed è quindi è legata alla quattordicesima luna, quindi i cicli lunari eh, non sono costanti nel corso degli anni. Ecco perché la Pasqua è una festa mobile: perché è legata all'equinozia di primavera ed è legata anche ai movimenti, ai movimenti della Luna. Quindi, il 21 marzo è stata scelta come, eh, come, come data eh, cardine della riforma. Del nostro calendario della determinazione della data della Pasqua, e quindi ecco perché a Ciro e in Calabria si celebra. Quindi la giornata del calendario proprio il 21, il 21 marzo. Ma perché abbiamo l'anno bisestile? Abbiamo l'anno eh, bisestile che è, è importante affinché eh, si abbia una misura del, del tempo. Cioè un anno noi sappiamo che un anno è 365 giorni. In realtà un anno non è uguale a 365 giorni, ma a qualcosa di più. Per fare un esempio, l'anno tropico, quindi che è l'anno vero, è 365 giorni, quindi 5 ore e qualche minuto. È chiaro che se facciamo un esempio, il 31 dicembre... Dopo la mezzanotte è scattato il 2017. Ora, se un anno è più di 365 giorni, 5 ore e 49 minuti, il nuovo anno quando scatterà? A mezzanotte? No, dovrebbe scattare alle 5.49 del giorno dopo, ma questo non è un calendario che serve all'uomo. Quindi cosa è stato stabilito? Che l'anno è 365 giorni. Le 5 ore e 49 minuti e secondi li mettiamo da parte. Quando queste ore eccedenti fanno un giorno, aggiungiamo eh, il giorno bisestile. e Quindi quello è l'anno bisestile. Ma questo lo dobbiamo sempre a Lilio. Questo lo dobbiamo a Lilio perché Lilio con una regola semplicissima è riuscito a eh, fare qualcosa che eh, non era riuscito nessuno. Lui con una semplice, un semplice l'assetto degli anni bisestile dice è un anno comune. Se è divisibile per 4 non lo è se non è divisibile per 4. Questo vale anche per gli anni secolari, cioè per gli anni eh, che hanno gli anni del secolo, gli anni a fine secolo, no? che, hanno, che hanno due cifre dopo. Ecco, mentre con la riforma di eh, Giulio Cesare erano tutti bisestili, con la riforma di Lucilio diventano bisestili solo quelli divisibili per 400. Quindi. Quella di Lilia è una regola semplicissima che tutti possono capire. È una convenzione ovviamente, perché, ripeto, un anno non è precisamente 365 giorni, ma è qualcosa ma è, è dura, dura di più. Ecco, questo in più è dettato dal, dall'assetto, dal calcolo eh, degli anni bisestili. Allora, dobbiamo dire comunque anche grazie al, al Sindaco di Ciro. Caruso che con grande testardaggine è andato avanti in questo progetto e ha voluto recuperare questa nostra immagine e questa nostra identità. Sì, eh, Caruso e la giunta di Ciro sono stati fondamentali per la divulgazione eh, dell'opera di Lilio. Quando io ho cominciato a studiare il personaggio, eh, cercando, facendo una ricerca archivistica per, per sapere di più sulla vita e anche sull'opera di Luigi Lilio, ho avuto la fortuna di incontrare un sindaco giovane che già aveva eh, in mente di rivalutare questo, questo personaggio. Nel corso degli anni abbiamo eh, lavorato a stretto eh, contatto e quindi mh, è stato possibile portare avanti eh, la riforma del calendario, quindi riappropriarci della nostra, della nostra identità, della nostra cultura e della nostra scienza e eh, grazie appunto a Caruso che ha avuto in un certo senso questa lungimiranza che oggi eh, di Luigi Lilio se ne parla a Firenze e se ne parla a Roma. Noi abbiamo fatto un convegno all'Università di Düsseldorf. Questo fumetto sarà presentato alla Fiera Internazionale del Libra all'Ips il prossimo eh, 25, 20, 25 marzo. Quindi eh, parliamo del nostro eh, territorio in termini positivi, ma parliamo anche della storia della scienza. Io ringrazio il dottore Vizza per la presenza nei nostri studi, intanto vi faccio vedere questo libro dedicato a Luigi Lilio e mi auguro che sia un libro che trovi il consenso di tutti perché chiaramente in un momento così particolare noi abbiamo bisogno di recuperare la nostra identità. Come dicevo un popolo senza passato non ha, non ha futuro e noi il nostro futuro lo dobbiamo proprio partendo dalla scienza. Sì, eh, speriamo che eh, appunto, la figura di, lui, di Luigi Lilio trovi un, posto, trovi un posto nella scienza, nel grande libro della storia della scienza. Grazie amici degli spettatori per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.